Buongiorno, della serie Buongiorno, un bip. Allora, ieri ho detto mi sveglio e inizio a vloggare domattina. Solamente che Chloe si è svegliata presto, ho detto gli do la calza, ho dato la calza della Befana, perché oggi è l'Epifania. Gli stavo facendo una foto e praticamente ci siamo accorti che c'aveva lo slime tutto appiccicato sui capelli e sul pigiama. Quindi il delirio. Abbiamo dovuto tagliare. E niente, quindi un casino. Adesso le sta giocando qua con la calza. E niente, alla fine abbiamo risolto nel migliore dei modi. Non ho dovuto tagliare, diciamo, i capelli. Non date più slime ai bambini, mai più. Adesso lo faccio scomparire. E niente, vado a fare colazione, ci vediamo dopo. Chloe, cosa ti ha portato la Befana? Mamma, guarda, io ne ho due. Guarda, cieco. Chi è questo? Cieco. Dov'è Geco? Qua. E Gatto Boy? E Qua. Gufetta? Qua. Cosa hai fatto i capelli? Lato. Cosa hai fatto i capelli? Lato. Si è appiccicato? Sì, io. Abbiamo dovuto tagliare i capelli. Sì, io lato. C'è il nasino sporco. Sì. Amo, porti un tovagliolo. Comunque 5,90 qua di calza. E cosa si trovano? Questi. Prossimo anno la riempiamo noi. 5,90 piena di cioccolatini Kinder. Come l'anno scorso. Quest'anno lei la voleva di Geco, quindi. Aspettate. Papà ti sta facendo il latte al cioccolato. Ehi! E niente, io bevo il caffè latte con i biscotti. E poi iniziamo a sistemare. Chloe, saluta. Manda un bacino. E dillo, ho fatto la cattiva. Infatti, Viva. cosa ti ha portato la bufala? Il carbone. Mamma, io tutti. Ti mangi tutto? Sì. Io No. non miei. Li conserviamo. Mamma, io non Adesso ti taglio tutti i capelli. Lei ha voluto il latte al cioccolato con i biscotti. Di solito beve il bibero. Dai, bevi. Avvicinatelo. Com'è? Una. Bevilo però. Mamma, che Mangia. Buono. Allora, mi ero praticamente dimenticata che stavo vloggando.
Sì, sono in condizioni pessime, guardate qua. Ho la voce tirata. Vabbè, ho dato una pulita. Sto lavando la copertura del divano perché ieri Chloe ha combinato un pasticcio. Infatti devo sistemare adesso questo qua. Praticamente ieri lei c'ha il vizio, c'ha ancora il pannolino, non vuole toglierlo. Ha praticamente la fobia del gabinetto. Anche se ha 3 anni, lei non vuole togliere il pannolino. Quindi praticamente non sopporta il pannolino sopra l'ombelico. Ogni volta mi dice sotto l'ombelico, sotto l'ombelico, sotto l'ombelico. Solamente che poi quando glielo metto, lei sta lì a muoversi il pannolino con le mani e a scenderlo ancora più sotto l'ombelico. Quindi non so che cosa ha fatto. E anche se il pannolino era pulito, ha fatto pipì su tutto il divano. Quindi, cioè, era bagnata fino ai piedi. Abbiamo dovuto sfoderarlo e mettere a lavare la copertura. Va bene che dovevamo lavarlo comunque, però. E quindi niente, quindi devo aggiustare adesso la copertura perché vedete lei si è seduta di sopra. Quindi, vabbè, adesso lo sistemo. Io devo fare ancora la lavatrice delle lenzuola perché ho cambiato le lenzuola ieri. Quindi devo mettere anche le lenzuola avanti. E sto facendo il sugo allo scoglio. Mangia qui sopra mia sorella, quindi adesso metto il telefono a caricare perché scarico. E quindi è questo. Sugo allo scoglio. E niente, ancora ho la camera da fare e da sistemare bene il bagno. A dopo. Appa. Ok, sto cercando di scaricare The Sims 4 su Torrent. Mancano, dov'è? Anche a fuoco. Mancano 7 ore e 35 minuti. Quindi adesso vedo un po' cosa fare al PC. E niente, io sono ancora in pessimo stato. Dovrei lavarmi. Chloe ha fatto il bagnetto. Devo tagliargli le unghie delle mani. Però ogni volta io, mamma mia, per tagliarsi queste unghie mi fa passare le 7 piaghe d'inferno. Sto guardando qua i cartoni, come al solito. Mi piace questa tenda. Gliel'ha regalata mia sorella. Ed è grandissima. Non sapevamo dove metterla, essendo che casa è piccolina. Lei l'ho rimessa di nuovo in pigiama, tanto oggi siamo a casa, fuori. Sembra che ci sia il sole, ma piove. Quindi niente. Ho finito di pulire tutto. Adesso mi vado a dare una sistemata io. Chloe? Dove vai? Nella tua casa? Dov'è Chloe? Chloe? Dove sei? Stai giocando con le tue bambole? Che belle. Chi sono queste? È Nelsa. Comunque ha appiccicato anche lo slime sul lenzuolo. Cioè, guardate qua. Tutto il pigiama. Io spero che vada via. Togli il ciuccio però per parlare, Chloe. E niente, praticamente oggi ho vloggato poco e niente, poiché, vabbè, a parte che abbiamo avuto tantissimo da fare, abbiamo sistemato tantissimo, e poi c'era mia sorella qui sopra, quindi ho evitato di vloggare. Magari continuerò questo vlog domattina. Nel frattempo a Chloe poco fa si è alzata la temperatura, c'aveva 38,4. Ho dato tachipirina, messo uno strofinaccio bagnato sulla fronte, e però dopo un po' l'ho rimisurata a 38,6. Però beh, ho aspettato che calasse da sola, adesso c'ha 37,4 se non sbaglio, 37,5. In ogni caso, si è ripresa e è andata sul divano con il padre. Quindi vabbè,
Io mi sono messa a letto perché sono stanchissima. Sì, sono gonfissima. Sono piena qua di brufoletti ovunque. Sono gonfia. Ho i capelli che sono una merda. Ho gli occhi, vabbè. Che ve lo dico a fa. La pancia qua sta messa così. Ormai manca veramente pochissimo. Mancano più o meno 19-20 giorni perché sarà un taglio cesareo programmato. Quindi sì, mancano più o meno 19-20 giorni. Io sono stanchissima e penso che dal mio viso si vede. Cioè mi sento veramente gonfissima, mi sento stanca. E poco fa ho fatto la doccia, ho tolto il semipermanente dalle unghie che me l'aveva fatto la fidanzata di mio cugino. Solamente che, vabbè, si è spiccicato in un'unghia, allora l'ho tolto. Ho messo uno smalto così trasparente, giusto per rinforzarlo un po'. E niente, così, sono stanca, stanca, stanca. Ho fatto appunto la doccia, ho cambiato il pigiama. Sembra che ho l'occhio storto. In realtà ancora ho i piatti da lavare dalla cena, però mi scoccia troppo. Sono troppo stanca, quindi, boh. Credo che andrò a letto, tanto con il papi. Domani è domenica. Spero che non combinino altri danni come quello di ieri. Perché, cioè, stamattina ho lo slime nei capelli. E spero che non gli faccia combinare altri danni. In ogni caso vi do la buonanotte, io vado a letto, non ce la faccio più. Bacio. Non si muove. Mi sa che è crollato.